Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, io prima di iniziare mi raccomando pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social. Bene, detto questo, andiamo a vedere quello che sta succedendo per quanto riguarda il calciomercato in casa Pisa. È finito il ritiro di Rovetta, la squadra è rientrata a Pisa e domani sarà a San Piero, a Grado. Bene, quindi Aquilani ha potuto vedere, ha potuto, diciamo così, inquadrare la situazione, valutare i giocatori e via discorrendo. Bene, detto questo, Esteves è un giocatore del Pisa, ormai manca l'ufficialità che a breve verrà fatta, e poi anche per quanto riguarda Valotti è cosa fatta, 29 anni dal Monza, mi piace, un giocatore che fondamentalmente mi piace. Poi Barberis, insomma, ancora alle prese con le visite mediche, ma non si vedrà quello che uscirà fuori. E poi è stato fatto secondo me un bel acquisto, cioè Vente è un attaccante di 23 anni, proprietà del Roda. Sulle tracce di questo giocatore c'era anche il Palermo e altre società, ma alla fine la nostra se l'è accaparrato, e io secondo me è stato un bene perché mi piace come giocatore, quindi niente da dire, mi piace, quindi va bene Valotti, bene Vente e bene Esteves. Poi la società sta tenendo contatti stretti con la Fiorentina per Lucchesi, 20 anni, e Delle Mura, 22, che piacciono ad Aquilani. Aquilani l'ha avuti sott'occhio, quindi nel senso sa benissimo il valore di questi giocatori, quindi meglio di così. Vedremo se la società se li accaparrerà. Barba e saluti, Barba ci lascia, nostri più sentiti ringraziamenti per questo giocatore, e andrà in quel di Como, mi sembra, se non erro, con un contratto triennale. Gliozzi potrebbe approdare al Bari perché giustamente Comoreo e adesso Vente, insomma, non credo che questo giocatore rimanga all'ombra della torre, non credo. Poi Di Quinzio, Sussi e Guadagno sono finiti al Fiorenzuola. Quindi poi Cisco, cessione definitiva al Sud Tirol, e anche Lorenzo Masetti ha concluso l'avventura in nerazzurro e andrà in quel di Arezzo. Hermanson mi sa che prenda la via perché è un giocatore che è seguito, il nostro Hermanson è seguito dal Modena e poi anche da altri club. Zuelli sembra indirizzato verso un club di C, o meglio la Carrarese. E poi bisognerà capire quello che farà, quello che la società intenderà a fare con Touré, che ricordo è stato a lungo ed è a lungo corteggiato dal Genoa. Marin sembra che lui dice di no, ma sembra che sia indirizzato in un club di Serie A, staremo a vedere. E poi Beruatto è stato ed è seguito dall'Empoli, quindi io credo che per questi giocatori il Pisa accetta, cioè vuole concretizzare con questi giocatori, quindi le cifre che ha dettato la società sono quelle restano, e non accetterà, io credo che la società non accetterà contropartite tecniche. Questo è quello che si sente, cioè, ma quello che Radio Scarpa, diciamo così, insomma, sta dicendo. Bene, che dire, io per questo aggiornamento la finirei qua. Comunque, ecco, per ribadire quelli che sono i giocatori in entrata, bene per Valotti, ripeto, un giocatore che mi piace, e bene per Vente, perché è un giocatore che mi piace, ho visto qualcosa, è un giocatore che mi piace. Poi, vabbè, i difensori staremo a vedere, eccetera, eccetera. E bene anche per Esteves, ovviamente. Io credo che
con la guida di Aquilani il giocatore prenderà una buona piega, sicuramente. Bene, detto questo, io per questo aggiornamento la chiuderei qua. Io vi ricordo una cosa, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!